Quella che vi voglio proporre oggi è un'applicazione estremamente semplice dell'uso dei film alla formazione, ma proprio per questo, per la sua semplicità, a noi piace proporla perché ci sembra anche forse un'idea trasferibile. Allora io vi racconto molto in sintesi cosa abbiamo fatto dopo aver usato per tanti anni spezzoni di film nei corsi formativi, come facciamo probabilmente tutti, nel senso che questa è l'applicazione più classica. Tempo in aula ce n'è poco, quindi si riesce a vedere qualche scena e ci si accontenta, si commenta un po' il film e si usa magari anche pochi secondi in aula, spesso rimpiangendo di non avere tempo e modo di poter far vedere di più, di poter far vedere tutto il film, che poi è anche sempre molto più ricco di quello che si riesce a proporre in aula. È quasi un peccato violentare un film nei limiti dell'obiettivo formativo. Allora, la soluzione all'uovo di Colombo, quando ci è venuto in mente, facciamo in modo che usiamo il film intero, di cui magari abbiamo usato qualche spezzone in aula, come materiale didattico per il post-aula, o meglio ancora, come materiale didattico di studio tra un modulo e l'altro di un corso, per cui ci si ritrova a distanza di tempo. Quindi noi abbiamo cominciato a sperimentare questa cosa, e l'idea è venuta da un film recente, che è Una scomoda verità, che conoscerete, perché quando l'ho visto mi sono detto, anzi me l'ha detto un collega, me l'ha detto un partecipante, uno dei miei corsi, mi ha detto: ma non hai visto quel film di Gore che sul parlare in pubblico mette in pratica proprio quello che tu ci stai raccomandando di fare? Io ho visto il film e mi sono detto: ma certo, è vero, lui non è uno dotato per parlare in pubblico, almeno così apparentemente, non ha delle doti di showman, di grande carisma comunicativo, però la sua presentazione, il suo film è straordinariamente efficace. E in effetti un professionista ci riconosce tutte le tecniche, tutti gli accorgimenti che proprio si raccomandano: l'uso degli esempi, l'uso di situazioni riconoscibili, il racconto di storie personali, il modo in cui si appoggia sulle slide, insomma c'è tutto. E da qui è nato la prima dispensa basata su un film, perché abbiamo pensato di dare, dopo un corso su parlare in pubblico, questo film non da solo, ma accompagnato da una guida, da una dispensa operativa che aiutasse i partecipanti a osservarlo appunto con una finalità mirata, dal punto di vista dell'intento formativo. Quindi a selezionare, a vedere esattamente nelle varie scene che cosa potesse essere utilizzabile e trasferibile anche in un contesto, in una situazione aziendale, per preparare, organizzazione, una presentazione, un messaggio che fosse funzionale. E questo è stato il primo. Da quello poi abbiamo cominciato a domandarci quali dei nostri corsi formativi potessero essere adatti per avere come materiale didattico un film, possibilmente un film bello, ma poi non necessariamente, magari anche film un po' di serie B, basta che fossero molto coerenti con il taglio, con il messaggio formativo che volevamo sviluppare. Mi viene da sottolineare che la chiave di successo del metodo è appunto quello di avere una chiara finalizzazione rispetto agli obiettivi della formazione proposta. Quindi queste schede che noi abbiamo fatto di guida alla lettura, di guida all'utilizzo del film, sono molto importanti, sono decisive perché il film funzioni. E un'altra cosa che è importante è non lasciare poi completamente abbandonato il messaggio, ma trovare modo o di avere il formatore piuttosto che il tutor come punto di riferimento per scambio di idee, per verifiche, per approfondimenti in un secondo tempo, oppure appunto di riprendere in aula in un ulteriore modulo la discussione e il confronto sulle cose che sono state elaborate, che sono emerse dal film.